Bentornati su Rete 8, amici appassionati di cucina. Anche oggi vi saluto da Loreto Prutino insieme a Marilena Rucerini. Buongiorno Jennifer. Che oltre ad essere una bravissima cuoca è anche una maître perfetta qui al ristorante. Ma grazie. È anche una sommelier lei, proprio una grande grazie. Conoscitrice dei vini e dei prodotti del territorio. Questa cosa è importantissima perché insomma i commensali devono essere sempre istruiti. Beh certo. Sì, certo. Poi abbiamo degli ottimi vini qua in Abruzzo. In Abruzzo, ma devo dire particolarmente anche poi in questa zona, che è quella di Loreto, abbiamo veramente un'alta concentrazione di cantine che sono veramente validissime, una più dell'altra. Sì. Si fa fatica veramente a scegliere perché... È vero, verissimo. Sì. E questa settimana Paolo ci ha tenuto compagnia con le ricette a tema autunnale, dove la castagna è stata la protagonista indiscussa, e oggi Marilena ci realizzerà un dolce fatto, indovinate con cosa? Con le castagne. Ovviamente rimaniamo in tema e andiamo con il castagnaccio. Ah. E qui gli ingredienti abbiamo farina di castagne, okay. Gherigli di noci, uvetta, pinoli. Abbiamo olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, zucchero e un rametto di rosmarino per mettere sopra, e ovviamente l'acqua. L'acqua, beh, veramente ingredienti molto molto semplici. Sì, semplicissimo, questo è un dolce molto facile da realizzare. Ok. Un dolce dove veniva usato, dove c'erano le castagne ovviamente, nelle zone appenniniche. Un dolce diciamo, anche un po' contadino. Sì, del Piemonte, sì, di queste zone toscane. Usate molto dai contadini, vero? Ok, infatti è un dolce non molto dolce, è un po' particolare. Sì. Bene, allora iniziamo. Allora, che facciamo? Setacciamo la farina qua, ovviamente qui già è setacciata. La mettiamo. Quindi mettiamo la farina in una pool. Sì. Ok. Ovviamente uniamo pizzico di sale. Lo zucchero. E iniziamo a versarci un po' d'acqua fredda. Ok, quindi l'acqua deve essere fredda, sì, giusto? Sì. A filo, così facciamo creare, non creiamo i grumi. Perfetto. Che poi la farina di castagne mi sembra anche molto facile da lavorare, sì. Nel senso che non fa tanti grumi. Grazie per... Io sono sempre un supporto per i nostri chef. Quando posso mi fa molto piacere aiutare. Poi io veramente mi incanto mentre le preparate i vostri piatti, perché poi mi piace cucinare, mi piace imparare. Quindi tante volte mi perdo poi. Mi dimentico anche che ci sono le telecamere. Sono talmente presa dalla ricetta che... Ovviamente l'uvetta abbiamo già messa in ammollo e strizzata. Ok. Che bel colore però. Abbiamo fatto precedentemente. Il colore della castagna. Si chiama castagnaccio, ecco, per chi si fosse sintonizzato in questo momento stiamo realizzando proprio la ricetta del castagnaccio, che è un dolce, non dolce. Non tanto dolce, ovviamente poco zucchero, senza lievito. Però c'è l'uvetta, ci sono i pinoli, le noci, che comunque hanno quel sentore di dolce. E vedo che deve essere molto morbido. Allora, l'impasto. Non deve essere proprio liquido. Ok. Diciamo tipo una pastella, okay. Non è proprio liquido, okay. Come composto. Ok. Bellissimo. Quindi questa è la consistenza, facciamo vedere una telecamera, eccola qua. Sì. Quindi questa è la consistenza giusta. Poi abbiamo anche varie versioni. Ah, ce ne sono diverse? Versioni ce ne sono diverse, questa è quella una classica. Ok, perché si può aggiungere anche altro volendo aggiungere. Ma può essere anche un po' più... Ah, certo. Questa è la classica, poi abbiamo anche quello col cioccolato, un po' meno... Ok, ecco, questa è la consistenza, quindi veramente un po' come una pastella soda, ecco, diciamo così. Quindi, aggiungiamo anche l'olio. Aggiungiamo l'olio, aggiungiamo ancora un po', visto che i grumi non si sono creati, benissimo. Non ne va moltissimo d'olio. Un paio di cucchiai. Ok. Ecco, poi, per questa quantità ovviamente. Certo, poi tutte le dosi del nostro castagnaccio sono a fine puntata in grafica, sì, per sì, chi sì. Volesse rifarlo a casa. Poi mi piace che non c'è bisogno di strumenti particolari, tutto a mano. Allora, i gherigli di noci dobbiamo un po' sminuzzarli. Sì. Quindi devono essere un po' piccoli. Giustamente dobbiamo un po' metterli interi. Ok.
La ciulubetta poi la possiamo mettere direttamente così. Sì, mettiamo un po' d'uvetta e ne lasciamo un po' da parte? Sì, per mettere poi sopra, ovviamente okay. Anche per le noci. Questo poi Marilena andrà praticamente cucinato in forno. In forno, giusto? Sì, sì. Ma quanto mi piace la farina di castagno, c'è un profumo. Perfetto. Possiamo unire. Vai. Un po' di noci. Noci? Le lasciamo un po' da mettere sopra. Sì. Quindi anche le noci le lasciamo qualcuna da parte per sì, da mettere sopra, decorazione. Ovviamente. Ok. Andiamo. Stessa cosa con l'uvetta. L'uvetta ne lasciamo un po' di meno. Ok. E andiamo con i pinoli. I pinoli li lasciamo un po' più per sopra. Beh, questo deve essere buonissimo però con questa frutta secca in mezzo. Ok. Siamo pronti per passare l'impasto del nostro castagnaccio in una teglia da forno. Sì, o mettiamo carta da forno oppure con un filo d'olio. Ok. O la ungiamo. Versiamo il composto. Perfetto. Ecco qua. E inforniamo il nostro castagnaccio a 180 per circa mezz'ora. Ci siamo Marilena, certo. Il nostro castagnaccio è cotto. Eccolo, allora andiamo a impiattare il nostro castagnaccio, abbiamo fatto una salsetta di cachi. Oh che bella! Mettiamo su. E come si fa questa salsina? Molto velocemente, sì, spiegaci. Sì, un po' d'acqua, un po' di cottura leggera, poco poco, qualche minuto. Di cachi e poi frullati, sì, giusto? Sì, 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 frullato. Veramente semplice semplice. Ecco, mettiamo un po' di... Facciamo di zucchero a velo. Che bello! Proprio... Semplicissimo, più semplice possibile. Arriva il profumo di rosmarino, si sì, sente moltissimo. Sì. È particolare il rosmarino utilizzato certo, in un dolce. Sì, sì, sì. Complimenti anche Marilena. Anche perché con questo che abbiamo pochissimo zucchero, quindi... Infatti, è perfetto anche per chi magari non può tanto mangiare cose dolci. Sì. Un dolce veramente a tema autunnale, facilissimo da rifare, secondo me perfetto in qualsiasi momento della giornata, anche per fare uno spuntino. Certo, questo è proprio l'autunno a tavola, è diciamo, vero. Proprio tutti gli ingredienti. È vero, facile facile da rifare, provate a rifare il castagnaccio a casa e fateci sapere cosa ne pensate. Io ti ringrazio tanto Marilena. Grazie a te Jennifer. Ringrazio anche Paolo e ovviamente ringrazio tutti voi per averci seguito, ci vediamo come sempre tutti i giorni su Rete 8. Buona giornata.